Il progetto europeo appartiene, diciamo, storicamente alle forze antifasciste. Noi vogliamo ricostruire e rifondare il progetto europeo su basi democratiche. Questo chiaramente richiede delle discontinuità, rispetto ai trattati vigenti. Beh, sicuramente il terreno di scontro principale è stato sulla questione delle frontiere. Come Parlamento europeo abbiamo approvato una risoluzione che poneva tutte le condizioni per riformare il regolamento di Dublino, quello che di fatto, diciamo, obbliga i paesi di primo approdo a espletare tutte le procedure riguardanti la richiesta di asilo. Questa riforma questa proposta del Parlamento europeo prevedeva un meccanismo di ricollocazione obbligatoria, quindi di redistribuzione dell'accoglienza tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il fronte sovranista ha di fatto in Consiglio bloccato questa proposta. Del fronte sovranista fa parte a pieno titolo anche il governo italiano. Io ero imbarcata con altri eurodeputati di Podemos e non solo, diciamo, di altri gruppi politici sulla Open Arms nei giorni del Consiglio europeo, che decide di non tenere conto di quella posizione del Parlamento europeo. Ci poniamo in quella fascia che viene definita eurocritica. Per noi il progetto europeo è un progetto che non può essere sequestrato dalle forze neoliberiste. Il progetto europeo appartiene, diciamo, storicamente alle forze antifasciste. Noi vogliamo ricostruire e rifondare il progetto europeo su basi democratiche. Questo chiaramente richiede delle discontinuità, rispetto ai trattati vigenti, in particolare al, diciamo, trattati come il Fiscal Compact, richiede delle discontinuità rispetto alla stessa impostazione del Trattato di Lisbona, ma immaginare che possa, diciamo, diventare patrimonio della sinistra lo scontro, diciamo, tra nazionalismi, francamente non mi pare possibile. Esiste sicuramente un problema fascismo non solo nel nostro paese ma in tutta Europa. Io mi sono fatta promotrice con altre deputate europee di una risoluzione contro l'emergere della violenza neofascista in Europa, che chiede la messa al bando delle organizzazioni neofasciste. Me ne sono fatta promotrice dopo l'aggressione che abbiamo subito a Bari da parte di Casa Pound. Proprio di queste ore la notizia che la Cassazione ha confermato le motivazioni del sequestro della sede di Casa Pound, ovvero ricostituzione del partito fascista, e la chiusura delle indagini ha confermato l'aggressione, diciamo, premeditata e squadrista di 28 persone ai nostri danni. Qual è il punto? Il punto è che forze esplicitamente neofasciste come Casa Pound e Forza Nuova hanno come strategia quella di farsi considerare forze politiche come le altre. Io credo che bisogna sconfiggere questa strategia dell'estrema destra che cerca appunto legittimazione democratica. Questa volta ci abbiamo provato molto molto seriamente a tenere insieme tutte le forze alternative, sia all'onda nera che avanza in Europa, alternative anche alle forze che hanno governato questa Unione Europea, che sono socialisti, popolari e liberali. Non si è riusciti a trovare un accordo con i Verdi italiani, che hanno fatto una scelta personalmente che non condivido, ovvero quella di presentarsi con una lista che andrà poi a trattare con il Partito Democratico. Io credo che sia necessario costruire un'alternativa femminista, ecologista, anticapitalista.
Purtroppo non è cambiato molto se non la comunicazione politica. Zingaretti ha scelto come primo segnale quello di andare sul cantiere della TAV e noi siamo convintamente no TAV. Dichiara completamente inutile la reintroduzione dell'articolo 18, soprattutto non c'è stata una discontinuità nella presa di posizioni sulle questioni principali che hanno segnato il governo Renzi, la prima sulla questione del Jobs Act, la seconda la questione della buona scuola, sullo sblocca Italia, non c'è stata un'autocritica sul tema della tentata riforma della Costituzione. Se siamo alla sostanza delle scelte politiche non c'è nessuna reale discontinuità.